Oggi siamo a Rimini, Consorzio Target Sinergie, una realtà di servizi alle imprese che nel periodo estivo arriva ad occupare oltre 500 dipendenti. Andiamo a vedere qual è stato il loro problema. Mimmo, qual era il problema, l'opportunità che tu vedevi quando iniziasti a lavorare sui tuoi uomini? Noi siamo passati dall'essere semplici facchini a operatori logistici. Allora, intanto l'intuizione che questo poteva avvenire, ma che poteva avvenire solo a una condizione, che crescessimo dal punto di vista qualitativo, della qualità di quel del servizio che andavamo a dare. Se all'inizio eravamo persone che fornivano fondamentalmente la manodopera, abbiamo incominciato a dire no, noi siamo in grado di fare qualcosa di più, e quindi la gestione di un magazzino. All'inizio noi andavamo dentro un magazzino, c'era uno dei nostri tecnico più capace, guardava, faceva un giro nel magazzino e diceva che il servizio si può fare così e si può fare a questi prezzi. Il passaggio che abbiamo fatto è quello di arrivare a definire, noi la chiamiamo una configurazione, ma una vera e propria progettazione del servizio in tutte le sue forme, in tutte le sue modalità, dal percorso che devono fare i carrelli, i tempi che devono impiegare per svolgere un certo servizio, fino ad andare a definire anche quello che il nostro cliente, la modalità con cui il nostro cliente ci deve fornire ciò che è prima di noi, quindi tutto quello che il lavoro che viene svolto prima di noi, e il modo con cui deve avvenire il dopo. Tutto questo è nato e si è sviluppato anche da problemi concreti. Lamentele nel servizio, quindi qualità scadente, e in più noi rimettevamo soldi. Il clima aziendale non era semplicemente fare delle cose insieme belle, che pure è utilissimo, ma che il clima aziendale poteva essere favorito da una crescita comune del valore dell'azienda e gli obiettivi che ci si dà, eccetera. E questo l'ho imparato facendo formazione. Oggi il clima aziendale è una coscienza comune di un percorso, di una strada e anche di un metodo con cui arrivarci.